Ciao ragazzi, bentrovati con questo video unboxing e oggi vi volevo mostrare gli acquisti che ho fatto in questo mese di maggio che è appena iniziato e qualche altro recupero che veniva direttamente da aprile perché c'erano parecchie offerte e dunque ne ho approfittato. E non tutte offerte, certi film invece uscivano, sono usciti da poco e li ho presi direttamente al Day One. E adesso vi mostrerò il contenuto. Allora, primo film è un film vecchio, io possedevo questo film in DVD e l'ho voluto recuperare assolutamente in Blu-ray perché è un grandissimo film con un grandissimo attore e un grandissimo regista. Sto parlando Nel centro del mirino, un thriller fantastico. E poi con un cast d'eccezione perché abbiamo Clint Eastwood, René Russo e un bravissimo e cattivissimo John Malkovich, straordinario, e si trasforma apposta per questo film. Questo film è curato dal Wolfgang Petersen, il regista, che ci è abituato a film diversi tra di loro, perché se pensiamo che lui è il regista della Storia Infinita, e appunto qui invece cambia totalmente genere, ed è un thriller molto azzeccato, perciò lo consiglio. Io appunto l'ho recuperato, avendolo solo in DVD, ho voluto passare all'edizione per una visione più bella, perché il film lo merita. Poi andiamo avanti. Una steelbook della Mondo Steelbook, un film che avevo già in un'altra edizione, ma mi piaceva troppo, ragazzi, questa edizione. E quando il film mi prende particolarmente, cerco di accumulare più edizioni. Lo so, questa è una malattia. Curatemi. Allora, il film in questione è A Quiet Place, diretto da Krasinski. E questa è la steelbook. Vedete? Quiet Play, con una bellissima Emily Blunt. A me questo film è piaciuto tantissimo, un horror bellissimo. È bellissima questa edizione, abbiamo la sovracopertina che è così, come ci ha abituato la Mondo Steelbook. Io possiedo V per Vendetta e It, la prima parte che è uscita della Mondo Steelbook, vedete? Tutto rosso e dietro il cartoncino con le informazioni e la storia. E dovrebbe uscire, chissà quando, riapriranno i cinema, A Quiet Place 2. Il Krasinski è regista, attore e tra l'altro anche marito di Emily Blunt, perciò un bel connubio. Si parla pochissimo in questo film qua, ma il silenzio è d'oro e dice tutto. Poi proseguiamo con un'altra edizione. Un film che possedevo, questo addirittura, scusate che faccio uscire il gatto, ecco, scusate, dicevo, un film che possiedo in DVD, non avevo il Blu-ray e allora ne ho approfittato. Un film di uno dei miei registi preferiti, il regista è Luc Besson, fantastico, cioè, se pensiamo a dei film secondo me capolavoro tipo Leon, Nikita. E qui invece parla di una grandissima eroina, un'eroina francese, un mito, Giovanna d'Arco, e il suo odio verso gli inglesi, tutto quello che gli è stato fatto, e il film è superlativo. Ed eccolo qui, Giovanna d'Arco con una grandissima Milla Jovovich, che all'epoca non aveva ancora vestito i panni di Alice nella saga di Resident Evil. Adesso vi mostro il contenuto. Bene ragazzi, proseguiamo allora all'interno di questo film Giovanna d'Arco. Allora, questa l'amarei. Contiene, tra l'altro, prima di farvi vedere le card, che sono 5, questa edizione è molto particolare perché contiene due dischi, ma sono due versioni del film, ovvero una è quella l'edizione Gaumont, che praticamente è la distribuzione, ha fatto il suo film, e poi c'è quello della Sony. E si differenzia di 2 minuti, quella di Gaumont dura 160 minuti e quella della Sony 158 minuti, perciò ci sono 2 minuti di differenza. Una piccola peculiarità, però importante per i collezionisti e gli amanti del cinema e di queste cose.
Passiamo alle cartoline. Queste sono le 5 cartoline, il retro è tutto uguale, Giovanna d'Arco di Luc Besson, che abbiamo la protagonista, Mila Jovovich, ed eccola qua, fantastica, bellissima. Bene, passiamo a un altro film, in questo caso questo film che vi mostro non ho ancora, non gli ho ancora dato una visione, ma ne avevo sentito parlare abbastanza bene e mi intrigava, visto che è un po' sul genere che piace a me, genere horror, sto parlando di Countdown. E come dice qua, c'è un'app per tutto, questa ti piacerà da morire, ovvero c'è quest'app che quando la scarichi sugli apparecchi elettronici ti dirà il tempo che ti rimane da vivere. Molto interessante. Edizione Slip Case anche in questo caso, e all'interno contiene una cartolina da collezione. Eccola qua. Hell Card, cartoline dall'inferno. E come al solito, siccome è distribuito dalla Eagle Pictures, la copertina davanti è tutta gommata e i numeri sono leggermente in rilievo, vedete, carina. E qui effetto televisore, Countdown. Bene, poi proseguiamo un film che è un seguito, diciamo. Un remake al femminile, ma da non paragonare assolutamente ai mitici capostipiti della saga, ovvero Ghostbusters, gli acchiappafantasmi. Io ho preso questa qua in 4K, Ghostbusters rispondi alla chiamata, perché? Perché avevo già conferito di Ghostbusters in 4K, ma questo film non aveva l'audio in italiano. Allora l'ho recuperato perché? Perché c'era un'offerta, adesso non mi ricordo il prezzo, comunque prendevi due 4K e c'era uno sconto abbastanza importante. E allora l'ho abbinato a quella di prima, A Quiet Place. Perciò niente di particolare. Poi un altro film, e questa steelbook c'è da dire che è introvabile, su tutti i siti è introvabile. Io quest'ordine l'ho fatto da IBS e vi lascerò sotto il link in descrizione. Questa steelbook che vi mostro fino ad oggi c'era e vi dirò ancora di più, fino al 10 maggio. Se andate su IBS, qualsiasi prodotto con disponibilità immediata, ripeto, disponibilità immediata che mettete nel carrello, avrete uno sconto immediato del 20%. Perciò se dovete comprare qualcosa, andate su IBS. Allora, sto parlando, eccolo qua, Terminator Destino Oscuro. Allora, la steelbook è bellissima, poi del film ne possiamo parlare. Steelbook fantastica, ci credo che è andata fuori catalogo perché è qualcosa di meraviglioso questa steelbook. Edizione 4K, vedete? 4K e il Blu-ray. Questo film, Destino Oscuro, è il sesto capitolo della saga di Terminator, di questa mitica saga fantascientifica. Però in linea lo possiamo mettere direttamente dopo Terminator 2 il giorno del giudizio, perché è un seguito diretto. E perciò uno può vedersi tranquillamente. Potrebbe farsi la sua trilogia, Terminator, Terminator 2 Giorno del Giudizio e Terminator Destino Oscuro. Poi proseguiamo con un film che mi ha divertito tantissimo al cinema. È un seguito, e il seguito era già un remake di un film bellissimo che ha segnato tantissimo la mia infanzia. Sto parlando di Jumanji, il primo irraggiungibile con Robbie Williams, rimane sul podio e poi vengono questi per allietarci per un bel pomeriggio, una bella serata. Sto parlando del secondo capitolo, Jumanji, The Next Level. Bellissima, la steelbook è veramente fantastica. Questo è il seguito del primo Jumanji, appunto. Questa è l'edizione 4K e Blu-ray. Vedete, mi piace quando fanno le steelbook che posseggono appunto il 4K, perché di solito molte steelbook sono invece in Blu-ray normale e poi invece esce il 4K. Perciò se ti piace la steelbook però vorresti l'alta definizione al massimo, dovresti comprarli tutte e due. Lo faccio solo per alcuni film, non per tutti. Comunque il film è piacevole, si lascia vedere, i personaggi poi sono i soliti del primo capitolo e perciò per passare qualche ora in allegria. Poi andiamo avanti e con altre due, abbiamo gli ultimi due che sono altre due steelbook. Questa steelbook è fantastica, anche qui del film ne possiamo parlare.
ma la steelbook è eccezionale. 4K Midway. Guardate che bella, sembra talmente reale. Faccio vedere. Questa è tutta la steelbook. Guardate che bella. E Midway che tratta una storia vera e tra l'altro questo film è una sorta di remake anche questo di un film del 1976, La battaglia di Midway. Cosa tratta? Tratta le vicende della guerra tra giapponesi e americani, in questo caso che qua si svolgono appunto nell'isola di Midway nell'Oceano Pacifico a giugno del 1942. È una sorta di secondo atto di Pearl Harbor, perché Pearl Harbor, diciamo, i fatti sono avvenuti a dicembre del 41 e questi giugno del 42, 6 mesi dopo la vendetta, diciamo. E perciò sempre la lotta fra americani e giapponesi. A chi piace questo genere di film, lo consiglio, ragazzi, veramente. E consiglio anche il film del 1976, veramente bello. E poi, vabbè, anche Pearl Harbor, personalmente mi è piaciuto, ma tutti questi film di guerra, poi tratti da storie vere, mi intrigano molto. Perciò questa era la Steelbook. E ragazzi, chiudiamo il cerchio con l'ultimo capitolo di una saga che, insomma, che io adoro personalmente, soprattutto i capitoli del mitico Lucas. Poi questa grande saga è passata alla Disney. Sto parlando di Star Wars e questo è l'ultimo capitolo, il nono film, escludendo appunto i film a parte che sono Solo e Rogue One. Questo è l'ultimo capitolo, L'ascesa di Skywalker. Ed eccola qui, questa è la steelbook meravigliosa. E sulla costina abbiamo, come ci ha abituato ormai la Disney, tutte le faccine con i vari personaggi. Anche in questo caso steelbook fantastica, ragazzi. Guardate qua, lo scontro. C'era anche il box mega galattico, ci sto facendo un pensierino perché molti il box in 4K con la morte nera sul davanti, apertura si tira praticamente, si estrae verso sinistra e verso destra, è fantastico, con un libro in mezzo, con delle litografie all'interno dei dischi. Ci sto pensando su IBS perché c'è uno sconto del 20% e in alcuni siti è già fuori catalogo. Comunque poi... Qui abbiamo poi anche il disco in 3D, tra l'altro, che ormai sono rarissimi, ma la Disney e Star Wars sono forse gli ultimi di questo formato che purtroppo personalmente ci sta abbandonando. Eccola qua, vedete, tre dischi, Blu-ray, 3D. E, sì, perché qua, ecco, in questo caso abbiamo il 3D, il Blu-ray e il disco buono. Qua non c'è il 4K, attenzione, quello che dicevo prima, bisogna comprarlo a parte. E sono usciti tutti i nuovi film della saga, oltre che in questo cofanetto mega galattico magnifico, anche in edizioni singole. Bene ragazzi, questi erano tutti gli acquisti, spero che vi siano piaciuti, vi sia piaciuto il video, ma prima di lasciarvi volevo dirvi che oggi che sto parlando è venerdì, domani è sabato e sul canale di Nazareno, ovvero Carpenter-1983, domani faremo un'altra live, io, lui e Nicolò Salerno. Perciò io qui in descrizione, oltre al sito di IBS, vi lascerò i link di Carpenter 1983 e Nicolò Salerno. Domani andate alle ore 18 sul sito di Carpenter 1983 e parleremo di cinecomiche. Se vorrete intervenire in diretta per farci delle domande, saremo ben lieti di rispondervi io, Nicolò e Nazareno. Poi ragazzi, chi si fosse persa la diretta, caricherò il video integrale direttamente qui sul canale. Io ragazzi vi ringrazio per avermi seguito e vi auguro una buona serata. Ciao ragazzi, a presto!